mentre Rimini continua le operazioni di ricerca. Cambio. Da giorni il Golfo di Follonica è al centro di delicatissime operazioni per il recupero di 40 ecoballe disperse in mare. È da qui, dal centro operativo avanzato di Piombino, che coordiniamo questa complessa attività. Lo scopo è quello di mitigare l'impatto ambientale e anche garantire la sicurezza degli operatori che operano in mare. Questa complessa macchina vede l'impiego e il coinvolgimento delle fondamentali competenze della Marina Militare, della Guardia Costiera, qui locale, dell'autorità portuale e ovviamente dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente e dell'ARPAT regionale. Le attività iniziano molto presto la mattina, c'è un briefing iniziale e poi si esce in mare, mentre il personale del Dipartimento della Protezione Civile è da qui, dal Centro Operativo Avanzato di Piombino, che coordina le attività e le segue passo dopo passo. La prima operazione che viene effettuata è tramite un'unità cacciamine dotata di sonar, di ROV, che sono dei veicoli filoguidati dalla superficie, e di una UV. La UV è un veicolo autonomo rilasciato da un gommone in grado di ispezionare un'area 1000x1000 e fare una fotografia del fondale. Appena abbiamo un contatto al sonaro con la UV, viene ispezionato dai veicoli filoguidati. Se il contatto è positivo, quindi si tratta di un'ecoballa, i subacquei arrivano sul punto, eseguono un'immersione. Durante la prima immersione imbragano l'ecoballa con delle fasce di sollevamento, una rete per evitare spargimenti di sostanze plastiche, e con la seconda immersione si solleva leggermente l'ecoballa dal fondo. Una volta sollevata si perfeziona la chiusura della rete e così è pronta per essere trasportata sotto nave Caprera, un'altra unità della Marina Militare, in che è dotata di una gru per il sollevamento. L'ecoballa, una volta sollevata e posta su nave Caprera, viene ispezionata dal personale dell'ISPRA, dopodiché imballata e resa pronta per essere consegnata per lo smaltimento. In questa emergenza ISPRA, insieme ad altre istituzioni quali ARPA Toscana e Ministero dell'Ambiente, fornisce il supporto tecnico-scientifico per garantire il contenimento dell'inquinamento marino attualmente in atto e altrettanto garantire che una volta recuperata la balla possa essere conferita correttamente in discarica. E ISPRA, oltre ad essere presente ai tavoli tecnici fornendo appunto il supporto e le competenze tecnico-scientifiche, garantisce attività di controllo e monitoraggio in questa emergenza anche in campo.